Buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di Recensioni Veloci. Questa sera parleremo del gimbal per lo smartphone della Banyan Sky Live Mind. Bene, è arrivato questo gimbal per dispositivi mobili, quindi smartphone come iPhone oppure Galaxy, insomma, come ho indicato qua, comunque in generale come smartphone, che funziona su tre assi della Behind Sky, così presumo si dica, e questa versione si chiama Live Mind, che arriva in questa confezione. Vediamo all'interno che cosa troviamo. Eccolo qua, troviamo un manualetto in inglese e in cinese. Ok, quindi comunque quantomeno è in inglese, va benissimo. Poi abbiamo il connettore per la ricarica, sicuramente un micro USB, e il gimbal, eccolo qua. All'interno non c'è nient'altro. Ok, ed eccolo qua, il gimbal con lateralmente l'ingresso per la ricarica e i vari tasti, e qua sicuramente poi la parte inferiore con le batterie. Eccolo qua. Adesso, come vedete, andrà calibrato e ne passeremo adesso a sistemare lo smartphone, calibrarlo e poi passare alla fase finale per la prova. Bene, abbiamo fissato lo smartphone sul gimbal, che appena viene acceso regola la stabilizzazione in automatico sino a 4 pollici e 7. Per dispositivi più grandi o più pesanti va regolato attraverso questa vite. Quindi qua stiamo parlando di questo iPhone 6S, quindi le dimensioni vanno bene. Appena si accende va in modalità Pan Following Mode con indicato il singolo lampeggio, appunto, che fa riconoscere la modalità. Con un altro clic, con singolo clic, va in modalità bloccaggio. Infatti, come vedete, potete muovere il gimbal, l'immagine è fissa sull'obiettivo. In questo momento sto utilizzando, come vedete anche l'indicazione in cinese, sto utilizzando il software, l'app che viene fornita col gimbal tramite il QR che trovate nel manuale, il singolo LED acceso indica la modalità locking, mentre il doppio clic dovrebbe andare in modalità, ecco, lampeggia due volte e quindi dovrebbe andare in modalità Pan Following Mode. Quindi regoliamo col joystick. Ecco, vedete? Modalità Pan. Tre clic. Va in modalità portrait, quindi tramite l'app selezioniamo portrait che dovrebbe inquadrare l'obiettivo. Contemporaneamente potete anche utilizzare il joystick che tramite il software dall'alto verso il basso fa ruotare lo smartphone, da destra verso sinistra invece aumenta lo zoom. Nell'app trovate le applicazioni dei filtri, sistema automatico per migliorare l'immagine e qua addirittura le impostazioni per il manuale, se volete cambiare ISO, velocità di scatto, esposizione, bilanciamento e la risoluzione. Ovviamente c'è sia anche la modalità di qua di modalità, questo tasto indica l'attivazione Bluetooth, questo indica il passaggio da video a foto,
il tasto per fare le immagini frontali, quindi per utilizzare la telecamera frontale. Il tasto posto posteriormente alla camera, al gimbal meglio, vi permette che premuto singolarmente esegue lo scatto, se tenuto un paio di secondi attiva la modalità, la modalità video. L'app è completamente in cinese, ma poco male, abbastanza intuitiva. Che dire in definitiva di questo gimbal? Il video con la ripresa esterna, quindi con l'utilizzo all'esterno, lo posterò soltanto su YouTube, mentre su Amazon metterò solo questa recensione per questioni di dimensioni proprio del video. Quindi, che dire, alla fine il dispositivo comunque, per il suo costo, stiamo parlando ora come ora, costa intorno ai 67 euro. Funziona anche, indicato anche per GoPro, probabilmente proprio la dimensione, quindi per appunto action cam, e per smartphone sino a 4.7 pollici, quindi va bene. Ora come ora ho potuto testarlo, la batteria è data per 8 ore di autonomia, una ricarica di circa un'ora e mezza. Le batterie sono integrate, sono anche facilmente reperibili, non sono particolari, insomma. Già il sistema di calibrazione automatico è quello importante, perché vi fa risparmiare un sacco di tempo. Molto semplice, con le sue modalità, insomma, quelle che si utilizzano più spesso, quindi il fuoco fisso, il seguimento del focus, questa possibilità del portrait, il tilt e il pan. Quindi diciamo che per questo prezzo fa il suo lavoro. Lo testeremo comunque anche per altre riprese e in esterno, per vedere se ne vale ancora la pena. Ora come ora è consigliato. Alla prossima recensione di Recensioni Veloci.